Buonasera cari telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento per raccontare lo sport della Granda. Questa sera iniziamo la nostra puntata davvero alla grande con un ospite eccezionale, una campionessa di ciclismo cuneese, di Peveragno precisamente, che nonostante sia giovanissima, 22 anni, ha già vinto tantissimo, un palmarès davvero importante, ma soprattutto è reduce da alcune settimane, da un periodo davvero magico in cui ha vinto tantissimo, ha vinto sia su strada che su pista, in particolare negli europei che si sono svolti in Bulgaria. È tornata insomma carica di medaglie, con ben tre medaglie. Ce ne parlerà lei. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Elisa Balsamo. Ciao Elisa, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti e grazie, grazie mille per l'invito. Allora, Elisa, io provo un po' a riassumere queste ultime settimane tue che, insomma, come ho detto, hai già vinto tanto nella tua pur giovanissima carriera, però queste ultime settimane penso siano per te indimenticabili. L'8 novembre hai vinto in volata l'ultima tappa della Vuelta femminile a Madrid, quindi la tappa più prestigiosa, lo scenario, insomma, più bello, hai vinto tu. Pochi giorni dopo sei volata in Bulgaria, a Plovdiv, dove sono svolti gli europei su pista, e lì hai fatto incetta di medaglie. Tre medaglie, due ori nell'Omnium e nel Madison ed un argento nell'inseguimento a squadre. Insomma, Elisa, ci racconti il tuo stato d'animo, insomma, come stai dopo queste settimane così indimenticabili, penso, sei festeggiato abbastanza, insomma, Elisa. Sì, diciamo che il finale di stagione è stato davvero strepitoso, non mi sarei mai aspettata di concludere quest'anno così, e sia su strada che in pista davvero le vittorie sono state particolarmente significative proprio perché sono arrivate dopo un anno molto difficile per tutti, ma anche per noi sportivi è stato davvero complicato riuscire a mantenere la determinazione e andare avanti, soprattutto dopo il primo lockdown a marzo. E quindi sono davvero, davvero felice per me, ma anche per la squadra e per tutte le persone che mi sono state accanto, perché è stato un po' un modo per ripagare tutti i nostri sacrifici e tutte le nostre fatiche, ecco. Ecco, certo, poi parleremo di questo periodo particolare per tutti, in particolare per voi sportivi, insomma, come anche lo stai vivendo un po', ce l'hai già accennato, ma ne parleremo nel dettaglio più avanti. Io voglio tornare sulle ultime vittorie, andando in ordine cronologico, quindi partendo dalla prima di queste ultime vittorie, quella dell'8 novembre, perché tu, non l'abbiamo detto, vai fortissimo sia su pista che anche su strada, quindi partiamo da questa vittoria su strada, quindi nell'ultima tappa della Vuelta femminile, il Giro di Spagna a Madrid, hai vinto l'8 novembre in volata, no? Ecco, ci puoi raccontare, partiamo da quella vittoria, come è stata, se te lo aspettavi e che emozione è stata, perché insomma è la tappa ultima, quindi quella in cui ci sono tutti i riflettori, in cui insomma quella più prestigiosa, immagino una grandissima soddisfazione vincerla. Sì, diciamo che sapevo che la condizione fisica era buona, anche perché in generale in tutta questa breve stagione che è iniziata ad agosto praticamente le sensazioni erano particolarmente positive. Poi purtroppo sono state annullate tantissime gare e quelle che sono state mantenute in calendario non erano troppo adatte alle mie caratteristiche perché erano tutte gare particolarmente dure e impegnative. Quindi anche con la squadra abbiamo deciso di puntare proprio su la Challenge by la Vuelta perché sapevamo che era adatta alle nostre caratteristiche e quindi siamo arrivati lì in grande condizione con un'ottima formazione. E già la prima tappa era andata molto bene con un ottimo secondo posto. E poi alla fine, l'ultima tappa, davvero abbiamo dimostrato di essere una delle squadre più forti nell'organizzare il treno per le volate. È stato bellissimo per me perché alzare le braccia al cielo è sempre fantastico, ma è stato, penso, davvero
strepitoso anche per la squadra, la Valcar Travel and Service, che in un anno particolarmente difficile non ci ha fatto assolutamente mancare nulla. E ci hanno sempre supportato, ci hanno permesso di fare tutto il calendario, sebbene fosse ridotto, e quindi per il presidente, gli sponsor e anche il direttore sportivo è stata davvero una gratificazione di tutto il duro lavoro che siamo comunque riusciti a fare nonostante questa emergenza sanitaria. Ecco, intanto mentre parlavi ancora adesso vediamo delle immagini che si riferiscono a quella gara, a quella vittoria. Hai parlato delle braccia al cielo che è sempre un'emozione. Ti abbiamo visto sul podio sorridente, abbraccio con le tue compagne, insomma, perché dietro a una volata noi vediamo appunto il corridore che arriva a braccia alzate e viene celebrato, però appunto l'hai ricordato tu, c'è un grandissimo lavoro di squadra. Infatti vediamo in questa foto che stiamo vedendo adesso, tu la conoscerai a memoria, anche dietro delle tue compagne che esultano con te, perché insomma c'è un lavoro di squadra dietro che viene appagato da questa vittoria di un singolo, ma che è una vittoria di squadra. Sì, io dico sempre che il ciclismo è lo sport più di squadra che esista, perché alla fine, ad esempio, nella pallavolo, non lo so, nel calcio, quando si vince tutta la squadra viene premiata. Invece nel ciclismo tutta la squadra lavora, ma alla fine viene premiata una sola persona. Quindi bisogna essere ancora più altruisti, ancora più uniti come squadra. Perché davvero dietro una vittoria nel ciclismo c'è il lavoro di tutti gli altri compagni o compagne di squadra, insomma, che comunque poi purtroppo rimangono un po' dietro le quinte, no? E Certo. quindi queste immagini dimostrano davvero che noi siamo una squadra super unita e io l'ho sempre detto che per me la Valcar Travel and Service è un po' come una seconda famiglia e queste immagini comunque lo dimostrano. Assolutamente. Allora, poi andiamo in avanti di qualche giorno perché dopo questa bella vittoria sei andata in Bulgaria, Plovdiv, per disputare gli europei su pista, che è un'altra delle specialità dove vai davvero forte. 2 ore, lo abbiamo detto, nell'Omnium Madison e poi un argento nell'inseguimento a squadre. Ti aspettavi di tornare dalla Bulgaria con tutte queste vittorie o insomma ha sorpreso anche te questo stato di grazia che hai trovato? Sì, assolutamente sì. Io sapevo, vista anche comunque la conferma che avevo avuto a Madrid, di essere in una buona condizione, però non avrei mai immaginato davvero di tornare a casa con un tale bottino, a iniziare proprio dal primo giorno con l'inseguimento a squadre e il record italiano. È stato del tutto inaspettato. Però noi stavamo tutte bene fisicamente ed eravamo anche molto tranquille, non avevamo tensioni e penso che questo sia stato proprio il nostro punto di forza che ci ha poi permesso di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. E andando avanti poi penso che la medaglia che mi ha stupito di più di tutte sia stata proprio quella nell'Omnium, perché era un po' di tempo che non facevo più questa specialità alle gare più importanti come europei e mondiali. Quest'estate avevo avuto delle buone conferme anche in questa specialità, ad esempio all'internazionale di Fiorenzuola, però non avrei davvero mai creduto di battere la Kenny, che per me è sempre stata comunque un idolo, un punto di riferimento, perché ha vinto 4 ore alle Olimpiadi e non so quanti mondiali europei, quindi mettere la ruota davanti alla sua è stato davvero del tutto inaspettato. Invece l'ultima medaglia, diciamo, nella Madison è stata un po' inaspettata anche quella, però comunque sapevamo di poter andare sul podio e ce la siamo giocata fino alla fine, ecco. Abbiamo dimostrato di essere le più veloci. Quelle anche diciamo tecnicamente più preparate, anche se c'è ancora molto lavoro da fare, però vincere anche solo per un punto è stato, penso, entusiasmante anche da vedere in televisione.
Certo, mentre parlavi abbiamo continuato a vedere una carrellata di foto bellissime perché insomma vedere il tuo sorriso, vedere la tua gioia in tutte queste vittorie, anche quella con la squadra, anche quella in coppia, però insomma grandi, grandi gioie, grandi vittorie, anche lacrime, no? Abbiamo visto, abbiamo sentito di delle vittorie che ti hanno anche commosso, in particolare immagino quella dell'Omnium di cui hai parlato, mi hai un po' preceduto nella risposta, ti avrei chiesto qual è quella che ti è piaciuta di più, insomma, mi confermi che quella e ti ha dato anche una commozione perché forse non te l'aspettavi, no? Sì, come dicevo prima, io sono partita pensando di lottare per la medaglia d'argento perché pensavo davvero che la britannica fosse irraggiungibile. Quando poi in realtà mi sono resa conto che stavo davvero bene e ho iniziato a crederci, è stato un po' come realizzare un sogno, no? Quindi Ecco, le lacrime sono state anche per quello. ed è quello che hai scritto anche sui tuoi social, in inglese, a volte i sogni diventano realtà. Un sogno che però nel tuo caso si ripete perché è bello vedere la gioia che hai sempre, ma non è la prima volta che arrivi sul primo gradino del podio, quindi insomma ci hai un po' abituato, no, a queste gioie, però è sempre un'emozione. Sì, beh, ogni volta alzare le braccia al cielo è un'emozione, poi dipende anche un po' dal peso e dall'importanza della Certo. competizione. Diciamo che per me è stata la prima volta sul gradino più alto del podio a un Europeo Elite individualmente, no? E quindi è stata anche un po' una conferma delle mie potenzialità e penso sia stato un po' questo anche il motivo della commozione, dell'emozione. Com'è stato, insomma, ci sei un po' abituata, però passare dalla strada in pochi giorni alla pista, la specialità su pista, se vuoi spiegarci un po' le differenze e come si riesce, comunque un atleta riesce subito a settarsi per essere pronta ad essere competitiva in entrambe le specialità, insomma ad esserlo davvero tanto competitiva perché poi tu sei andata a vincere tre medaglie, quindi l'hai fatta alla grande. Ma sì, diciamo che siamo abbastanza abituati a passare dalla strada alla pista. In particolare, quest'anno ci siamo allenati moltissimo in pista, soprattutto quando è stato un po' riaperto il tutto dopo il lockdown. Ci siamo allenate con costanza 2 volte alla settimana al velodromo di Montichiari e questo sicuramente mi ha dato davvero quel qualcosa in più. In seguito mi sono un po' più concentrata sulla stagione in strada, anche se purtroppo quando è giunto il momento delle gare un po' più adatte alle mie caratteristiche ho avuto un infortunio e mi hanno messo 18 punti sul ginocchio, quindi sono dovuta rimanere un pochino ferma e poi ho avuto anche poco tempo per riuscire a preparare Madrid, che era però direi perfettamente funzionale ai campionati europei perché erano 3 giorni di gare, però comunque tappe abbastanza corte Certo. e anche una cronometro individuale da 10 km. E l'ultimo giorno in particolare, essendoci un giro sì, un giro no, punti di abbuono per la classifica generale, sembrava un po' una grande corsa a punti, è stata Certo. descritta anche in questo modo, quindi sono state gare davvero, direi anche ottime per la preparazione degli europei. Cosa preferisci tu, pista o strade? Abbiamo capito che sei velocissima, non immagino, non ti piacciono tanto quando vai su strada le tappe lunghe con salite, eccetera, però sei forte in volata, sei veloce, cosa preferisci? Ma mi viene chiesto spesso, in realtà non c'è una risposta perché mi piacciono entrambe e per ora riesco a conciliarle, quindi l'idea è quella di portare avanti sia la strada che la pista. Diciamo che sì, sono un'atleta veloce, però sono anche abbastanza completa, quindi anche nelle gare un po' con degli strappi o delle salite non troppo lunghe mi trovo comunque a mio agio. Certo. Hai parlato un po' all'inizio, rispondendo alla mia prima domanda, di una stagione particolare, come normale che sia stato per il Covid, per il lockdown, il primo, questo secondo, anche se un po' più soft. Ecco, ci racconti come hai vissuto da atleta
questo periodo, come continui a viverlo e quanto è difficile continuare anche ad allenarsi, a fare le gare rispettando tutti i protocolli, tutte le misure di sicurezza. Sì, direi che il periodo in assoluto più difficile è stato proprio quello del primo lockdown. 2 mesi allenarsi in casa non sono stati semplici, soprattutto a livello psicologico. È stato veramente difficile non mollare, continuare a allenarsi tutti i giorni sul ciclomulino o facendo palestra in casa. Quindi è stato un po', penso, il momento più difficile di questa stagione. E fortunatamente il ciclismo ha comunque dimostrato che se si ha voglia di andare avanti era possibile, perché comunque le gare sono state organizzate in modo impeccabile, le poche ovviamente che sono state diciamo, organizzate, ma tutto in completa sicurezza e quindi davvero gli organizzatori hanno avuto tantissimo coraggio, ma sono stati ripagati perché non c'è stato assolutamente nessun problema, nessun pericolo, e questa è stata un po' la dimostrazione che con la volontà di andare avanti il ciclismo ha potuto sì fare una stagione più corta, più ridotta, però intanto le gare si sono fatte e diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto non è andato in fumo perché seppur poche abbiamo avuto delle occasioni per dimostrare, diciamo, la nostra condizione Certo. o la nostra forza. Certo, senti Elisa, tu abbiamo detto hai vinto tantissimo, anche se hai solo 22 anni, io mi sono segnato qualcosa, ma il palmarès è davvero ricchissimo, spero di non dimenticarmi niente, già nelle categorie giovanili hai vinto tanto, 2 mondiali sia su strada che su pista, poi nell'Under 23 diversi ori agli europei, nella Elite nel 2018 ai mondiali bronzo a squadra in seguimento, quest'anno sempre ai mondiali a Berlino un bronzo, giusto nella Madison, poi ci sono state queste ultime vittorie. In Bulgaria di pochi giorni fa. Ti chiedo, insomma, so che è difficile fare una classifica, però qual è di queste vittorie quella a cui sei più legata, quella più bella? Ma è un po' impossibile scegliere, diciamo così, perché ognuna ha un valore, un significato diverso per me. Sicuramente il bronzo di quest'anno ai mondiali nella Madison è stato uno dei risultati più importanti per me, soprattutto perché doveva essere l'anno olimpico e nell'anno olimpico sono tutti molto agguerriti, ecco, quindi vincere una medaglia di bronzo in una specialità olimpica è stato importante, ma sicuramente questi ultimi europei sono davvero delle vittorie significative per me e per il mio percorso, quindi indubbiamente direi che rientrano nelle vittorie più belle, più ambite. Certo. Hai parlato tu di Olimpiadi, naturalmente il sogno di ogni atleta, sappiamo per questa pandemia sono slittate di un anno, 2021 non 2020, tu naturalmente ci sarai perché vi siete qualificate grazie ai grandi risultati che avete fatto, te lo sei guadagnato tu, ecco come hai vissuto questo, intanto la possibilità di arrivarci. Che cosa significa, che sogno è un sogno che si realizza e poi come hai vissuto questo slittamento, cosa potrà significare un anno in più per essere più pronte oppure ci sono dei lati negativi, come la vivi? Sì, diciamo che qualificare l'Olimpiade è stato un percorso molto impegnativo perché era 3 anni praticamente che andavamo in giro per il mondo senza pause, senza riposi e niente. Quindi quando ho saputo che le Olimpiadi sarebbero state posticipate, inizialmente è stato un colpo abbastanza duro da affrontare. Ho capito che forse per noi, che siamo comunque una nazione piuttosto giovane, potrebbe essere un vantaggio perché abbiamo un anno in più per crescere. E l'obiettivo della prossima stagione è sicuramente farsi trovare pronte nel massimo della condizione a luglio, di modo che quando il CT farà le sue scelte, io possa essere, diciamo, tra le 5 ragazze che andranno alle Olimpiadi, e questo è il mio obiettivo principale per la prossima stagione. Certo. Elisa, al di là dello sport, tu insomma
Non hai mai abbandonato gli studi, questa è una cosa non comune a tutti gli sportivi. Liceo scientifico, liceo classico, ti sei diplomata e sei adesso iscritta a Lettere Moderne Contemporanee a Torino. Ecco, cosa significa per te questa carriera parallela, diciamo, questo continuare gli studi e quanto è complicato comunque conciliare tutto? Come ci riesci? Io ho sempre creduto che comunque ogni atleta dovesse crearsi un piano B, diciamo, Certo. perché comunque a 32-35 anni un atleta è vecchio, anche se in realtà la vita a 35 anni sia ancora piuttosto giovani. Quindi ho deciso di continuare la mia passione per gli studi umanistici, che è quello che mi è sempre piaciuto, infatti avevo scelto il liceo classico e non è facile conciliare entrambe le cose, anzi ci sono dei momenti in cui davvero uno viene un po' scoraggiato, però non mi mancano alla fine tantissimi esami e l'obiettivo sarebbe quello proprio di riuscire a laurearmi magari il prossimo inverno. E quindi poco per volta, ma voglio portare a termine questi due obiettivi, quello delle Olimpiadi e quello della laurea. E sarebbe un altro grande obiettivo da unire a quelli sportivi che già stai conseguendo. Un'ultima cosa, abbiamo ancora qualche secondo, un sogno. Hai già vinto tanto, l'abbiamo detto, però sei giovanissima, quindi hai ancora tanti anni davanti a te di carriera sportiva. C'è un sogno nel cassetto? Ma per ora direi che è quello proprio di andare alle Olimpiadi, che è il sogno che ho da quando sono piccola, e quindi per ora dico questo, poi che potrebbe essere un sogno realizzabile abbastanza a breve termine. E poi dopo, per quanto riguarda la strada, sicuramente vincere una delle grandi classiche del nord, e quindi staremo a Perfetto, vedere. tocchiamo ferro, ma insomma, facendo tutti gli scongiuri del caso, appunto, non sei così lontana, secondo noi sicuramente, ma da raggiungere questo primo sogno che sono le Olimpiadi. Noi ti auguriamo tutto il meglio, ancora tanti complimenti per quello che hai fatto in queste ultime settimane e in generale nella tua carriera, e grazie molte per essere stata con noi, grazie Elisa Balsamo. Grazie a voi. Grazie, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi lunedì Sport prosegue, nella seconda parte parleremo di scherma. A tra poco.